Una celebrazione ricca di significati. Il 2 giugno la festa della Repubblica, reintrodotta nel 2001 dopo che negli anni 70 la ricorrenza era stata declassata la prima domenica di giugno, dimenticando il significato del referendum che scelse fra monarchia e repubblica. Oggi anche a Sondrio autorità civili, religiose, militari, associazioni di volontariato, Croce Rossa e Alpini hanno voluto onorare al meglio la giornata. Questa è la festa fondativa della nostra Repubblica. Il 2 giugno del 1946 gli italiani hanno scelto di diventare Repubblica, di fare parte di questa comunione indivisa che è la nostra bella Italia. A Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Fra questi figura Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio. È un'onorificenza che mi dà grande soddisfazione, che devo dire mi rende felice, perché attesta quanto è stato fatto in tanti anni di lavoro, quanto ho fatto io, ma quanto ho fatto con tutta la mia squadra. A Palazzo Muzio sono state anche consegnate le onorificenze di cavaliere al tenente colonnello Rocco Taurasi dell'Arma dei Carabinieri, all'ispettore superiore Massimiliano Fusco della Polizia Penitenziaria, a Michele Giacomino, viceprefetto vicario, a Gianfranco Giambelli, Camillo Pizio, all'architetto Luciano Speziale per speciali meriti civili. Molti e ricchi di significato gli interventi nel corso della cerimonia. Il 2 di giugno l'importanza è proprio questa, quella che siamo diventati qualcosa di differente, siamo diventati una repubblica, quindi la partecipazione popolare, l'espressione parlamentare, quindi la condivisione di tanti, di tutti, al governo di una nazione. Il sindaco di Sondrio ha rappresentanza di tutti i primi cittadini di Valtellina e Valchiavenna. Mi fa piacere vedere che oggi qui a Sondrio ci sono molti sindaci che sono venuti per condividere questa bellissima manifestazione organizzata molto bene. Ecco, il valore principale è quello di trasferire questi valori importanti ai nostri giovani perché non vengano persi. Presenti prima al Monumento ai Caduti, poi a Palazzo Muzio tutte le associazioni di categoria, poi gli alpini, i fanti d'Italia con il presidente della sezione di Aprica Domenico Cioccarelli, ancora i bersaglieri e tutti i gruppi di volontariato. Dove c'è il tricolore ci sono gli alpini. Oggi è una giornata importante perché è la nascita della nostra Repubblica e perciò siamo qua con tutte le autorità. Gli alpini non potevano mancare perché noi, quelle che sono le istituzioni, quelli che sono questi momenti importanti del nostro paese, ci siamo sempre. Il capoluogo stamattina si è riempito di colori e musica grazie alla Corsa della Repubblica, manifestazione organizzata da ASDI Dolcissimi. Piazza Garibaldi si è gremita fin dalle prime ore del mattino per una corsa che ha poi toccato alcune delle zone più suggestive e alcune aree verdi del capoluogo di provincia. Anche lo sport è parte attiva della festa della Repubblica.